Comunque, tutti questi elementi, questi ragionamenti, per dire che fondamentalmente i principi della composizione vanno pensati per forme semplici, quindi per linee e rapporti fra le linee, per forme e per rapporti dimensionali e di rapporti fra le forme e le loro inquadrature. Un'altra cosa che Dao fa è che va a cercare dei maestri della composizione anche nel mondo, cioè non solo nella nostra pittura e nella nostra arte, va a cercare dei maestri della composizione. Dove li trova? In Oriente, in Cina. Nei maestri calligrafi orientali. Il libro è davvero molto molto utile. Ho progettato una serie di articoli su questo libro e ci allegherò dei quaderni di esercizi. Questa è roba fantastica, cioè roba che, cioè queste cose qui gli italiani l'hanno insegnato al mondo, adesso il mondo ce lo sta insegnando a noi perché nessuno li segue. È un vero peccato. Gli articoli li pubblicherò su circolodarti.com. In fondo a ogni articolo c'è un form per essere iscritti a una mailing list. Tutte le volte che esce un articolo nuovo venite avvertiti. Quello che farò è spiegherò, perché poi il libro è molto interessante, quanto è poco chiaro, perché purtroppo lui veramente si trova nella situazione di dover indicare la luna. Però può parlare solo del dito che la indica, non so se riesco a spiegarmi. Un po' come me quando per rendere evidente un certo tipo di situazione ho dovuto fare tre disegnetti. Cosa chiede lui? Lui chiede di andare a, ecco, di prendersi una penna, cioè un pennello da calligrafia cinese e di prendere una stecca. Questo è esattamente quello che c'ho io. È una stecca di china che va bagnata e poi raschia su questa. Questa è una specie, una vaschetta di pietra sulla quale raschi in questa maniera la stecca di china bagnata, e in questo punto su un lato si deposita l'inchiostro, si intinge il pennello e questo però, insomma, perché ai tempi non c'erano questo tipo di pennarelli. Questo tipo di pennarello c'ha da una parte la punta fine, ma dall'altra c'ha un bel pennello. Poi, adesso poi siamo pieni di questo tipo di pennelli. Allora, tenendo il pennello in questa maniera, si possono fare gli esercizi che lui propone. Perché c'è un altro fatto da dire. L'altro fatto da dire è che, appunto, dobbiamo procedere per cose che vediamo. Perché la pittura è una cosa che si fa, non se ne parla. Cioè, parlandone, come dire, sposti l'oggetto dell'attenzione. E sì, il linguaggio è estremamente equivoco, mentre le immagini sono estremamente. Vale più un'immagine di 100.000 parole, è la solita storia. Cioè, le immagini. Quindi, se uno vuole studiare la composizione, deve fare un'esperienza sulla composizione. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, praticamente, un pennarello a pennello. No? Di questi con la punta morbida, ce ne sono centinaia. Questo credo sia stato il primo a farlo, il pennello, il tombow, no? Ma ce ne sono centinaia. Un pennello così, e poi uno si deve mettere a analizzare le immagini per questo, le immagini secondo una serie di principi. E quindi bisogna fare un po' di esercizi come quelli che sono messi lì, no? Bisogna fare prima delle linee orizzontali, per esempio.
Oh, non è importante l'esattezza, cioè non è una roba da fare con riga e squadra e preoccuparsi. L'importante è l'intenzione del gesto, ragazzi. Quello che conta è l'intenzione. Poi ne facciamo un'altra serie che fa magari così. Chiaramente poi nell'articolo io spiego il perché si fanno queste cose qua. Per adesso uno se vuole si mette e li fa. E già facendolo comincia a capire alcune cose. Un'altra cosa che si può fare è questa qui. E via così. Ma che bello, io quando faccio queste chiacchierate su Twitch con voi, mi faccio un sacco di ripassi perché queste sono cose fatte. Perché cioè, una cosa è parlare, io ne posso parlare all'infinito, ma finché non si fa l'esperienza facendo, non si capisce. Facendola possiamo anche non parlarne. Ma capiamo questo, così, en passant. Perché tutti questi discorsi appartengono al dominio della nostra parte istintiva, del famoso lato destro del cervello. Un'altra cosa che è fondamentale da sapere è che fra pittura, disegno e pittura, e scrittura c'è un gap di 30.000 anni, cioè l'uomo ha cominciato a disegnare e a dipingere 40.000 anni fa, ha cominciato a scrivere le tavolette con i cosi, come si chiamano quelle degli assiro-babilonesi, ha cominciato a scrivere 7.000 anni fa. Quindi c'è fra la comprensione delle immagini e del linguaggio per immagini, la comprensione del linguaggio scritto o anche parlato, c'è un abisso, anche perché quanti siamo in questa chat in questo momento? Siamo 17, ok? Se io dico mela, ognuno di noi appaiono 17 mele completamente diverse. Nelle menti delle 17 persone. Se io invece faccio questo, o faccio questo, questi due significati sono molto più simili nella mente delle persone. Per capire la composizione, dobbiamo capirla per forme semplici. Allora, quello che dobbiamo fare è dobbiamo capire e come dire, stringendo all'osso gli elementi della composizione, lui individua cinque strutture fondamentali della composizione, che sono: primo, opposizione, ovvero io prendo due elementi lineari e li metto in rapporto fra di loro. Ci siamo? Ma anche in questo caso lui poi qua sotto io sto copiando, non c'è niente di originale in quello che sto facendo. Lui che fa? Mette l'albero di una barca sul mar, poi dietro ci mette in opposizione, crea un'opposizione fra
fra il verticale e l'orizzontale, verticale orizzontale, diagonale, diagonale diversa. Ci siamo? Oppure qui fa un'altra cosa, qui non mi ricordo, mette un campanile, mi sembra, che però esce dagli alberi e qui c'è di nuovo c'è il mare. Vabbè, comunque è un esempio, credo abbastanza chiaro. Questa è un'opposizione, questa è un'opposizione. Questa è un'opposizione, eccetera. Un'altra cosa per creare armonia è la transizione. Ovvero, se io metto in questa zona qui, che è un'opposizione, ci metto, no, sì, vabbè, una cosa così, crea un passaggio. Ok, qui io ci metto una cosa del genere, armonizzo i passaggi. E quindi, comunque, la transizione è un collegamento, cioè ho questo e lo collego e creo in qualche maniera un passaggio più morbido fra qualcosa di, fra un'opposizione, fra qualcosa di duro. Per esempio, quel tipo di composizione che era fatta in questa maniera era tutto un gioco di, come dire, questa composizione AO, che lui è tutta una transizione, elementi che passano dall'uno all'altro. Che esperienza si può fare? Si possono fare tanti elementi di questo tipo, come vedete qui, insomma, è inutile che li sto a disegnare. Una transizione molto importante è quella dei. Io c'ho un architrave e ci metto una colonna, ma in nessun tipo di architettura questa cosa funziona in qualche maniera. Perché i greci, per esempio, ci mettevano un capitello e lo stile ionico, se non sbaglio, di nuovo. Ma no, questo è il dorico. Creava questo tipo di movimento. Lo ionico ci metteva altre forme, ognuna, no? Ma anche a Creta, se andate a vedere il tempio di Cnosso, il palazzo di Cnosso. Nel tempio di Cnosso ci sono appunto almeno questo, e questa è una maniera per addolcire il rapporto dinamico fra la colonna di sostegno e l'architrave. Allora loro almeno ci, a parte che poi la facevano le creavano come forme dinamiche, no? Perché non sono rastremate le colonne, sono fatte in questa maniera che danno il senso dello schiacciamento, eccetera. Però insomma, queste sono. Quindi, come dire, anche attraverso le forme semplici si crea un dinamismo, un rapporto fluido fra una cosa e un'altra. Un altro elemento è la subordinazione, cioè un altro elemento di collegamento fra le cose è il rapporto fra una forma principale e altre forme che partecipano. Allora, la subordinazione per lui era: io ho una verticale, se creo questo elemento e questo elemento e questo elemento e questo elemento, questo elemento e questo elemento, questi elementi sono organizzati in termini di subordinazione perché tutti sono subordinati alla verticale. Oppure io faccio questo e faccio questo, questo, questo e questo. Oppure faccio la ruota di un pavone o faccio tutta questa serie di cose, anche qui
I petali sono subordinati al loro centro, al centro dove si attaccano. L'altra cosa è sicuramente io faccio un albero, un ramo, un altro ramo, un altro ramo, un altro ramo, un altro ramo. I rami hanno un rapporto di subordinazione rispetto al tronco e un altro tipo di subordinazione può essere quella, come è segnalato qui, lo vedete? Fra, io ho una casa in primo piano, così, poi dietro ce n'è un'altra che è subordinata perché è la stessa forma ma più piccola. E un'altra ancora, qui c'è una finestra, c'è una porta, cioè un'altra finestrina, eccetera, eccetera. Questi due elementi sono in subordinazione rispetto all'elemento principale. Quindi tutti questi sono un'altra, le montagne, no? Io ho una montagna grande col picco, poi qui ce n'è un'altra più piccolina che fa così, qua dietro ce n'è un'altra invece che sta più distante, qua ce n'è un'altra ancora, eccetera. Ci siamo? Anche questi sono tutti esempi di subordinazione. Per esempio, tutte le greche, cioè tutti i remi. No, avete presente cos'è una greca? Se non ricordo male adesso. Ecco fatto. Ah, vabbè, questa è una. Tac, 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 tac. Anche questi sono elementi che sono subordinati alla linea, eccetera, eccetera, eccetera. Molti pattern che è un grandissimo esempio di subordinazione, è quello che si può creare all'interno di un campo pixelato. Un altro grandissimo esempio di subordinazione sono la gran parte delle opere di un artista di Hop Art che si chiama Vasarely. Ok, andatevelo a vedere, sono troppo belle, sono affascinanti, uno ci si perde dentro, eccetera. L'Hop Art sarebbe la Optical Art, una pare la terza, la quarta, dove sta? La simmetria. La simmetria io prendo questo e poi questo. Le due metà di una mela sono simmetriche. Ok? Quindi siamo al quarto. E il quinto, un altro esempio di subordinazione c'è in natura. Andate a guardare come si cresce una conchiglia, oppure la conchiglia del Nautilus, no? Oppure la matematica. Certe forme matematiche in cui l'insieme. Andate a vedere la forma di un. Avete presente il broccolo romano? Andate a vedere come è costruito. È costruito con forme che sono fatte da forme che sono lo stesso tipo di forma, cioè la forma che si ripete all'infinito che si ripete all'infinito ripetendo se stessa. I frattali. Questa tutta sarà qua qui. Basta che vi fate delle ricerche e cercate immagini, scrivete frattali e cercate le immagini e vi trovate in un mondo da esplorare pazzesco.
La subordinazione ve l'ho detta. Ah, ne mancava uno che non era la simmetria, ma era la ripetizione. La ripetizione a che è un colonnato è un esempio classico di ripetizione, no? Io c'ho questo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, e questo. Questa è ripetizione. Tutta questa roba c'ha, come dire, c'ha conseguenze percettive. Ti dà un certo tipo di immagine, un certo tipo di forma, un certo tipo di percezione e di sensazione. Perché siccome il fenomeno della percezione, cioè del vedere qualche cosa e riconoscerlo in qualche maniera, no, non è solo logico, è un sacco di cose. Cioè, se io vedo questo, non vedo solo, una linea orizzontale superiore, tot linee verticali e un'altra linea orizzontale inferiore, ma ho una sensazione che può essere: vedo binari di un treno visti dall'alto, oppure vedo una finestra. Tutte queste, però, vedere una finestra ha un significato simbolico immediato, che peraltro è diverso per tutti noi.